faccio la stessa domanda che ho fatto al mister, mi sono che comunque alla fine ci è sembrato giusto per quello che si è visto in campo, che la Samp ci ha provato un po' di più. Ma sì, è stata una partita equilibrata, decisa da un episodio. Noi facciamo i complimenti alla Samp Meletese, alla quale auguriamo le migliori fortune di risalire alla svetta. Da parte nostra credo che ci sia da fare un plauso ai ragazzi che sono stati coinvolti nella partita questa sera, che hanno dimostrato di farsi trovare pronti, i nostri baldi giovani che hanno il compito e l'onere di mettere in difficoltà il mister, e credo che stasera i ragazzi che sono stati nella partita hanno fatto una buonissima gara. Sì, grazie. Tu e Senza avete fatto un po' da chioccio oggi? Sì, c'eravamo io, c'era Matteo, c'era Lorenzo, ma ripeto, questa squadra, come hanno detto tanti ragazzi, credo anche il mister, ma la società stessa, è una squadra che in ogni interprete ha comunque giocatori di affidamento. È una famiglia, tutti gli effetti, noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, e da adesso, da domani mattina, la nostra testa è già a Caserta, perché la nostra consapevolezza è di andare là e portare via dei punti. Finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, e non saremo, insomma, vani, appagati. Quanti anni hai? Io ne ho 32. Da come parla l'allenatore da grande? Beh, la qualifica, il patentino ce l'ho. Do una mano al settore giovanile del Porto d'Ascoli, che è un settore giovanile meraviglioso. Tra l'altro qualche ragazzo esce proprio dal settore giovanile, e in questo la società è ancora più orgogliosa. E chissà, per ora cerco di fare il giocatore finché me lo permettono. Poi. Dove sei originario? Sono nato a Sondrio, però sono un girovago. Dove sei nato? Sondrio, Lombardia. Sì. Un signore qui vicino a me, questo signore qui, che c'è una certa età, ha detto che praticamente i giocatori di squadre basso girate, eccetera, eccetera, non prendono soldi, o meno quando vanno a lavorare, è vero? Secondo me, quando lavorano e giocano. Sì, no, ma nella nostra realtà stessa ci sono ragazzi che non lo fanno di mestiere, è quasi un dopo lavoro. Noi siamo una società insomma, speciale anche per questo, non abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci con la Serie B, siamo una neopromossa, ci sono ragazzi che la mattina, poveri, si fanno il mazzo perché vanno a lavorare per portare a casa la pagnotta, assolutamente. E penso che serate come queste, partite come queste, confrontarci con una realtà come la Samp Meletese, che sappiamo benissimo quelli che sono gli obiettivi loro, quello che è il bacino di utenza, quella che è la storia, credo che debba inorgoglire tutti quanti, tutti noi. Io ho avuto la fortuna di giocare, di farlo, e l'ho sempre fatto, però tanti di noi serate come queste le sognavano da ragazzini. E il fatto che ce la siamo giocata fino alla fine, senza dimenticare che 3 settimane fa abbiamo battuto la Samp Meletese in campionato, sì, certo, era una squadra in costruzione. Ripeto, tanti di noi, la maggior parte di noi, sono tifosi a Samp Meletese, e io che non sono Samp Meletese, doc, voglio stemperare le polemiche che ci sono in città. Il Porto d'Ascoli è una realtà fiabesca, ma è una realtà dove la maggior parte delle persone che sono lì tifano la Samp Meletese. Quindi basta polemiche. E stasera abbiamo tirato delle pacche sulle spalle ai ragazzi della Samp Meletese, abbiamo augurato loro le migliori fortune. Quindi basta polemiche, perché non esistono, ecco. E se qualcuno c'ha famiglia, ce la fa anche un ce la fa, ce la fa. Anzi, il presidente, la proprietà e la società sono esemplari da questo punto di vista. E io, ripeto, ho girato tanto, anche in Serie B, e ahimè, lo sapete meglio di me, se ne sentono tante, ci sono tante realtà da nord a sud che magari promettono e poi invece non danno. Qui quello che promettono danno, sono puntuali, sono precisi, è una società meravigliosa. Bravo, averci. Tu ricordi di me, di fare politica, ricordi? Poi politica. No, grazie. Rimango nello sport che è meglio, grazie. Sono grazie.